tra l'altro hai in background proprio Naïs, no? L'artista, la giovane artista che sta disegnando la sua opera, che è anche protagonista di questa nuova campagna Eni. Nuova in più di un senso, perché inaugura un nuovo format creativo, cioè quello del cane a sei zampe che si muove, abbiamo abbandonato i Muppet e gira addirittura la testa, insomma rivoluzione per l'azienda. Ma nuova anche perché parla di una nuova offerta, Eni 3, e soprattutto perché è internazionale ed è la prima volta che un'agenzia italiana porta lavoro, insomma, alle consociate. Cosa diciamo? Triplo applauso. Sì, sì, siamo ovviamente un'altra medaglietta che ci appuntiamo sul petto, proprio perché abbiamo inaugurato un filone internazionale. Il network ci è grato perché, ripeto, è la prima volta che l'Italia porta un cliente al di fuori dei propri confini. Per adesso parliamo di Francia e Belgio, però non è escluso che in futuro, secondo ovviamente dell'evoluzione di Eni in questi mercati, possa crescere l'opportunità di business anche per le nostre sorelle all'estero. Una campagna che è già on air, tra l'altro che si declina anche su stampe, soprattutto anche su web, e tra l'altro avete annunciato che a breve ci sarà anche una sorpresa, cioè un contest di cui non ci dici di più. Non anticipo molto di più, comunque verrà protagonista Naïs sempre con i suoi disegni. Questo perché il territorio è abbastanza fertile, fresco, diciamo pop, e quindi ci sembrava opportuno non fermarci a quelle che sono le attività di carattere classico di advertising, ma proporre qualcosa ovviamente di nuovo per il mondo digitale. Il lavoro che state facendo per Eni, no? Dimostra come la coerenza in comunicazione, no? Può partire da un'idea, da una piattaforma di comunicazione, qui diciamo che è quella del talento, però poi declinarsi e seguire l'innovazione anche dell'azienda, delle sue offerte, in maniera quasi inesauribile, no? Rendendo però il consumatore sempre vicino al brand, quindi costruendo quella capacità della marca, insomma, di generare valore. Esatto. In realtà, infatti, il contenitore di talenti è un contenitore straordinario, quasi inesauribile, nel senso che riesce ad essere sempre attuale e allo stesso tempo sempre all'avanguardia. L'azienda Eni per prima è stata molto coraggiosa nell'abbracciarlo, molto coraggiosa anche in questa occasione, e questo, insomma, ci fa piacere perché vuol dire che poi alle volte con i clienti è possibile lavorare in partnership e che alcuni clienti hanno voglia di usare e soprattutto di trasferire vicinanza con i consumatori, di portare anche come dire, valore aggiunto, cose nuove agli occhi di chi magari non può vederle. Tra l'altro, ecco, partnership con i clienti, che nel caso di Eni, insomma, presuppone, ma anzi presupporrebbe sempre anche la durata, no, nei rapporti. E qui parliamo anche di un 2013 che vi continuerà a vedere partner di sicuro, se non oltre, perché questo è un format, appunto, a detta dell'azienda, che proseguirà. Ecco, ma perché non è così facile trovare clienti illuminati che capiscono, insomma, questo nesso che poi porta all'efficacia dell'investimento? Ma oggi in particolare perché i numeri sono importanti e quindi la marca viene messa un po' da parte. Eni era uno invece dei clienti che aveva più bisogno di affermare la marca e soprattutto la vicinanza della marca ai consumatori, e quindi è uno dei pochi casi in cui il valore del brand viene prima, diciamo, dei numeri di carattere commerciale, che ovviamente hanno la loro rilevanza, però hanno capito per primi che le due cose devono obbligatoriamente viaggiare insieme. Per poter dare valore ai prodotti bisogna avere una marca che sia forte, e per avere valore alla marca devono esserci prodotti che siano forti, in linea con quella che è la filosofia del brand.